i migliori 4 anni indigeni si danno battaglia nel premio San Giuseppe. Metri 2100 di trotto ad Agnano. Perfetto l'allineamento dietro l'autostart. Con un deciso avvio, il numero 2, Orco, cerca di sorprendere Checco Fra, uno dei favoriti, in possesso dello steccato, ma non vi riesce. L'allievo di Vivaldo Baldi sulla prima curva mantiene la posizione. Attacca a fondo il numero 9, Invernone, e sulla seconda curva passa a condurre. I cavalli mantengono un ritmo sostenuto. E ora la volta di Romolo Sani, che con Osimo, il numero 7, inizia la sua pressione al largo del battistrada, ingaggiando un duello che entusiasmerà la folla. La corsa mantiene tutte le promesse per una conclusione appassionante. Siamo agli ultimi 400 metri. I concorrenti si schierano a ventaglio per lo sprint finale. Il favorito Itrio tenta la sua chance a largo di tutti, ma con scarsa incisività. Mentre Invernone, Osimo e Checco Fra lottano testa a testa, il numero 6, Boccaccio, in quarta ruota dà inizio alla sua travolgente progressione. Ultimi 200 metri. Indirittura la lotta è entusiasmante. Cedono poco a poco Invernone e Checco Fra. Osimo sembra per un attimo prevalere su tutti, quando Boccaccio, in mezzo alla pista, con spunto irresistibile lo raggiunge e lo batte di precisione sul palo d'arrivo. Protagonista delle prove giovanili, il portacolore di Orsi Mangelli torna con questa convincente vittoria in testa alla generazione 1952.